cammuccio, la par condicio, voglio un inciuccio con un mucciaccio. O Francio Spagna, perché se magna. E dopo il ballottaggio, ballotti alla presidenza. Buonasera. Che si dice? Mica tanto buona. Non è buona? Con le stagioni al contrario. Vabbè, il paese è il contrario, le stagioni sono al contrario. Marzo quasi, ormai la primavera, uno aspettava una cosa e un'altra. Invece... ci aveva pure fatto acclimatare, piaceva. Hai quasi, capito? Clima mite, invece... niente, non fa in tempo a pensare una cosa, che Renzi se ne va e si scatena al finimondo. Grande Renzi, torna, ti prego, così avanti via la neve. Lui, siccome sta a Mosca... ci ha mandato un po' di freddo qua. Esatto, bravo. Così vedete che cosa significa. Che sacrifici devo fare per voi! E in compenso ha parlato con Putin. Putin chi? Putin, il dittatore autistico paranoico. Prima andava a mettermi il mazzo di fiori lì sul dove ha ucciso il giornalista. Ma chi? Renzi o Putin? Renzi, no, Putin. Putin non ce ne ha questi fiori là. E quindi sta girando come una trottola, sta girando. Però Putin è sempre più amico di Berlusconi. Grande! Quindi avranno parlato, sicuramente gli avranno dato qualche commissione. Qualche commissione? Putin a Berlusconi o Berlusconi a Putin? Si capivano al volo, si capivano. Come Berlusconi dava un po' di commissione pure a Tarantini, eh? Sì, direi proprio di sì. L'argomento era anche di quelli caldi, è vero? Caldi, hot! Però si dice che per far girare l'economia bisogna far girare i soldi. Gira la palla. E far girare. Berlusconi faceva girare pure un'altra cosa. Sentiamo. Ministro Paolo, mi hai chiamato? Sì, presidente, buonasera. Buonasera. Com'è andata? Bene, no? Tutto bene. Forse purtroppo vanno giù, ma insomma, devo diffondere la vita. Un disastro in questo. Non vendiamo, presidente, allora, no? Aspettiamo. Come? Non vendiamo? Non vendiamo che cosa? I titoli. No, compriamo. Dato il suggerimento di comprare. Ci sono in giro aziende che rendono il 13, 14, 15%. È il momento di comprare. Sì, infatti, va bene. Se uno dei soldi, io compro. Comunque, ieri sera bene, mi sembra, no? Bene, una bellissima serata. Anzi, ieri è stata veramente carina. Eravamo un po' tranquilli, poi eravamo stanchi pure. Sì, forse tutte quelle tante sono troppe. Al massimo averne due a testa, però adesso voglio che tu abbia anche tu quelle tue, perché non mi sento sempre in debito io, no? Scusa, portatene per te e poi io mi trovo per quelle mie, ce le prestiamo, insomma, la patonza deve girare. Fa quasi pena Berlusconi, c'è uno che gli organizza lì le festicciole, ci stava pure del noce. Si sentiva in colpa! Pure del noce, poi diceva le mie parlamentari, sono le mie giornaliste. Ma tutto quello mica per divertirsi, hai visto? Pensava sempre agli affari, compra le azioni, e poi dobbiamo vendere alla RAI i nostri prodotti, cioè lui in testa in realtà c'è una cosa sola. La patonza. No! Oh! I soldi! È proprio quello, è dimostrato. Ma i soldi per poter arrivare alla patonza, ma che no, dici? No. Ma no, sono quelli che si sono messi intorno, le bambine, le donne, per sfruttare questo, non so, una passione. Questa passione, bravo! Questa inclinazione, bravo! Che ha, d'altra parte si deve pure distrarre, perché sennò come fai a sì, no. Però se tanto mi dà tanto, lui aveva bisogno di queste distrazioni quando era a capo del governo. Certo. E Renzi come si distrae adesso? Ma Renzi non c'ha bisogno, lui sta... c'era già un bel giro, hai visto? Mica l'ha prese, poi diciamo la verità, le sue parlamentari, mica l'ha prese brutte. È uguale, no? È tale e quale, cioè ha messo in pratica la lezione, la sta sviluppando in meglio sempre. L'unica differenza è che lui è giovane. Hai detto scanze, che hai detto. Grande Renzi, sei meglio di Berlusconi! Sono proprio uguale, adesso magari non appena dicono che sta ripartendo anche il mercato immobiliare, aumenta la fiducia, aumenta tutto. E quindi aumentano le compravendite delle case. Stai a vedere che ti piazzano, che Renzi ti piazza. Aumentano le tasse. No, solo sulle nuove. Hai detto niente. Solo sulle nuove compravendite fatte dopo aver accettato che c'è fiducia, che c'è. Certo. È chiaro. D'altra parte ormai facciamo scuola.
Chi, io e te? No, 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 l'Italia. Ah. L'Italia continua a fare scuola. Renzi va a Mosca, si gira tutto. Bersani ha fatto scuola, prima Berlusconi sempre con la Merkel, adesso anche Bersani, perché la Merkel fa le citazioni. Fa le citazioni alla Bersani. Andiamo a vendere il ghiaccio agli eschimesi. Il frigorifero agli eschimesi. Cioè, delle cose che in Germania non ha capito nessuno. Le ha capite soltanto, ovviamente, in Italia. In Italia perché eravamo abituati a queste citazioni. Ma vuoi, vuoi che non vuoi che la Merkel fa diventare il paese dell'incontrario pure la Germania? No, no, no. No, no, no. Ma non lo dico. Forse ci pensa Draghi, non lo so. Dice che adesso sta pompando liquidità a non finire. Mm-hmm. Ogni 90 miliardi di euro al mese di acquisto di botte. Che quantity sono... easy. Vabbè. A che servirebbe? Far abbassare il costo del denaro nominalmente? No, ma sì, è bassissimo. No? A mettere liquidità che teoricamente le banche dovrebbero riversare sul sistema produttivo. Molto teoricamente. Se le banche stanno... un mutuo non te lo danno, oppure ha dei costi ancora abbastanza elevati? Sì, elevati rispetto... Allora, se paghi un mutuo il 6, il 7%, considerando che la banca si finanzia allo 0,25%, il costo è elevatissimo. Ma non è tanto quello, le banche ormai, siccome sono piene di immondizia al loro interno, tra le sofferenze che comunque contribuiscono loro a generare, i titoli del debito pubblico che sono stati obbligati a comprare dal 2009-2010 in poi, e alle banche non hanno nessun interesse a finanziare, quella liquidità rimane dentro, ci si comprano di nuovo altri titoli di Stato che rendono sicuramente di più di quanto pagano quelli e gira già anche la palla, questa palla che gira. Una parte di qua, una parte di là, ancora canta questo, una parte di qua. Cantavano giro la palla. Ma basta. Signor Cacamo, anziché cantare sta nenia, signor Cacamo. Basta, per favore, parliamo del cose. Fatemi cantare un poco qua. Ma io capisco, lei sarà felice. La monotonia del campionato. Ma che monotonia? Avete vinto, siete quasi salvi. Ormai con queste due reti ieri di Zola e di Careca che tornavano al gol dopo... Tornavano da dove, scusate? Se non aiuto Careca e Zola? No, sono tornati al gol. Ah, sono tornati, un modo di dire vostro? Sì. No, non ci pronunciamo questa maniera di dire. Hanno fatto gol. Se uno interloquisce, sono tornati, la gente dice, ma perché? Hanno solo aiuto. Parliamo italiano. Ha ragione, parliamo italiano. Allora, diciamo che questa rete di Zola nei primi minuti ha tagliato le gambe a Zeman e ai suoi. Ah! Hanno tagliato le gambe a zero. Un rito medievale. La grande Cacca, lo salutiamo, è stato uno dei nostri maestri. Mitico, però. Mitico, felice. Però, nonostante tutto questo, tutti i disastri, il tempo, le banche, Berlusconi, siamo sempre uno dei paesi più appetiti e appetibili, almeno proprio come di appetito, no, come mangiare, come ci mancherebbe, vabbè, là possiamo pure... Alla grandissima, pure arrivare in default come paese, ma non c'è concorrenza. Non ci batte nessuno. Mimi Sheraton, lo sai, me coglione, è quasi dottore. Me coglione, cioè il copyright bombolo. Esatto, chi è Mimi? Appunto, una gastronoma americana. Allora, capirai. Guarda, non mi è manco venuto di chi è perché proprio non. La quale ha fatto l'elenco delle cose migliori, quindi non c'è né la pasta, non c'è la pizza, non c'è la mozzarella. Fammi sentire che ci sta, lo dog, l'hamburger, che ci sono le cose migliori? Il sanguinaccio. Il sanguinaccio. Cioè il sanguinaccio, il brodetto alla pastese. Ah però, vabbè. Il cardo, cioè tutte le cose che gli italiani non mangiano almeno da... Il cardo lo mangiano una volta. Da cent'anni, sono tutte cose... Il brodetto alla pastese. Ma chi lo mangia? La pastese. E quindi, però, ha detto mangiate questi piatti almeno una volta prima di morire. Toh! I americani sono fissati. Le 10, le 100 cose da fare, ma intanto noi ce lo mangiamo sempre. Esatto, pensate voi a morire. Riccardo, la panzanella, ma pure le patatine di cracco mi voglio mangiare. Bravo, sicuramente campiamo più degli americani per come mangio. Ma che mi allungano pure la vita. È chiaro. Ci sta cracco di mezzo. E invece no, la qualità della vita non sarebbe buona. La quality of living no. Siamo questo dietro. Secondo chi? Ma non si sa, una ricerca. Una delle tante.
No, perché di solito arrivano a fine anno. No, la cosa incredibile è che i primissimi posti sono tutte città tedesche. E perché è incredibile? Sei mai stato in Germania? A no. Ecco, vai 2 o 3 giorni, poi ti fai una bella vacanza. Vedi che allegria in Germania la sera, e uno spasso, bel tempo tutto l'anno, immagino. Gente allegra, quindi proprio... Ma la qualità della vita sarà rapportata agli indici economici a questo punto. Non lo so, però se la tenessero loro, cioè Stoccolma, tutti questi posti assurdi. E invece il sud del mondo, vabbè, l'Australia, che non ha mai visto, non lo sa nessuno come funziona, però... Vabbè, che vuoi dire? Vuoi essere polemico? Vuoi dire... Vuoi contestare? Patriottico. Ah, vabbè, allora... Sono pro Matteo. Vabbè, ma la prima città italiana? Milano. Allora, lo vedi che cade tutto il discorso? No, no. C'è. E c'è la nebbia, c'è lo smog, è una questione di soldi, sono, allora pure là. C'è la tramoda, ci sono i ristoranti. Sono i soldi. C'è Berlusconi. C'è Berlusconi e la sua patonza. E via discorrendo. Ma soprattutto perché al 41esimo posto Milano? Perché? È città sicurissima. C'era persino il DJ Giuseppe. Un poliziotto in più, Sì. È uno dei pochi che faceva il suo lavoro, cioè non è che non si fermava, esibiva il tesserino, lo metteva tutti a posto, in riga. Cioè. Ma scusa, l'ha inventata la Lega Nord, le ronde dei cittadini comuni, lui è andato un po' oltre. Mi piaceva, si è messo il distintivo, la divisa, la paletta, dice mi faccio un gitano come DJ. Infatti, chi lo conosce? E alla fine purtroppo ha beccato... I poliziotti veri. I carabinieri. Perché erano colleghi, i poliziotti ne avrebbero... Non l'avrebbero I carabinieri dell'anticrimine e l'hanno smascherato e lui ha detto, vabbè, ma io stavo... Giocando. Stavo giocando, cioè ha detto io sono... Charles Bronson De Noandri, ha detto che le città non sono più sicure, ti devi dare da fare, un po' adesso ti devi far rispettare, e dagli torto, va bene. Vabbè, però sempre con riferimento al mangiare, ti è sfuggito che Pistorius in carcere mangia solo scatolette in questo periodo? No, Pistorius è, diciamo, è proprio inqualificabile. Ora ha sparato, ha ucciso intanto la fidanzata, quindi già sta fuori di te, cioè si è bruciato tutta quella bella storia che si era costruito. Ma santi Dio, tu ti devi, a paura di essere avvelenato, ti mangi le scatolette. Sono avvelenata da solo. E allora mangi le patatine. Siamo proprio. Però sai che se mangi le scatolette è altro che 10 cibi da mangiare prima di morire. Lì, tempo massimo qualche mese, muori sicuro. Allora sai che c'è? È un'autopunizione. Ordina il cibo italiano, un buon ristorante italiano e muori con, insomma, se non altro muori contento. Sta lontano. Vabbò, chiudiamo la settimana così, vediamo se Berlusconi ci rende felici durante il weekend se con nuove intercettazioni. Esce fuori, però che siano veramente allegre, simpatiche, sì. non come Tarantini che non azzecca non una. Non azzecca una. Cioè pur di compiacere il capo le sbaglia tutte. Lo fa apposta, sbaglia per farsi correggere e quindi Berlusconi è contento. In attesa delle intercettazioni di Matteo. E là non escono. La vediamo. Là non escono. Vabbè, saluti. Ciao. Me gusta mucho la par condicio, voglio un inciucio con un muchacho. O Francio Spagna, porque se magna, e dopo il ballo.